bellissima iniziativa e grazie alla Fiamma Basket di Termini Imerese che ha organizzato questo magnifico evento che porta qui tanti piccoli del nostro territorio, proprio di tutta la provincia. Questo è quello che veramente si chiama sociale, vedere tutti questi bambini che non si conoscono ma che riescono a giocare e a vivere un momento particolare in questa giornata qui nel nostro territorio ci fa veramente molto piacere. Mi auguro che possano continuare queste manifestazioni e che i piccoli possano crescere veramente con quel senso di educazione che tanto oggi ci auspichiamo in ogni giovane e che possa domani portare a valori veramente positivi in ognuno di loro. Quindi complimenti ancora e buon lavoro a tutti. Ok, buongiorno, siamo qua dalla palestra dello scientifico per una manifestazione provinciale mini basket. Come vedete in campo ci sono circa 150 bambini di diversi centri mini basket della provincia. Abbiamo Monreale, L'Aquila Monreale, abbiamo Cinisi, Castelbuono, Finale, La Fiamma Basket, Basket dei Giovani, Cussu Palermo, Leonardo da Vinci, mi auguro di non dimenticare nessuno, poi c'è il Flower Basket di Daniela Serra. Una grandissima mattinata all'insegna dello sport e del divertimento. Come vedete al centro ci sono proprio i più piccoli, questi sono i pulcini, perché la manifestazione riguarda proprio le categorie pulcini, paperini e scoiattoli e libellule, quindi sono proprio i mini cestisti, proprio i primi passi verso la pallacanestro. E con me c'è il responsabile, il delegato del mini basket Palermo, al quale passo la parola, Elvira Virgilio, che insieme a lei abbiamo coordinato questa bellissima giornata. Grazie. Salve a tutti, oggi siamo qui riuniti per fare questa festa di primavera come manifestazione sponsorizzata dalla Federazione Italiana Basket, settore mini basket. Io sono la responsabile provinciale di Palermo e sono molto contenta del numero di bambini qui presenti e dell'affluenza e della risposta avuta dai centri di mini basket di Palermo e provincia. Ringrazio il Comune di Termini Imerese per averci ospitato, ringrazio la società del Fiamma Termini per aver messo a disposizione le sue strutture, le sue istruzioni. Questo è lo spirito del mini basket, tanto divertimento, tanta amicizia e tanta felicità in questo giro che si può vedere spesso qui dalle partite, dalle mini partite che stiamo facendo. Quindi, la parola all'assessore Messineo. Buongiorno, già sei partito, il bello della diretta. Buongiorno, siamo qui stamattina alla palestra del liceo scientifico di Nicola Palmieri, che intanto continuo ad ammirare in tutta la sua bellezza post ristrutturazione, e questo credo sia stato uno degli interventi più belli e importanti in città, e quindi grazie a SD Fiamma Basket e alla provincia, diamo merito alla provincia che si è occupata di questa ristrutturazione. E si ringrazia tutto il team e i dirigenti dell'SD Basket, l'ingegnere Mantia, il mister Mantia e Ina Lassita, che è l'allenatrice e quindi presidente di questa società. Che dire, al di là della struttura, oggi siamo qui a sfruttarla, la sfruttiamo credo nel migliore dei modi, e cioè con un torneo di mini basket provinciale al quale hanno partecipato diverse associazioni sportive della provincia, e quindi oggi siamo qui a vedere i bimbi divertirsi e a espletare quello che è il compito dello sport, cioè il sociale e fare divertire i bimbi nella maniera più sana possibile. Quindi grazie a tutti, buona domenica e buon divertimento. Buongiorno, felice di essere qui e di ascoltare queste voci di bambini. Felicissima perché fondamentalmente questa diventa scuola di vita, perché probabilmente qui tra loro non nascerà magari un campione, però
saranno dei bambini che faranno proprie delle regole di convivenza, di rispetto e di integrazione. Ieri abbiamo avuto una grande giornata che è stata quella della Marcia del Silenzio e dove si parlava di integrazione. Penso che lo sport, così come l'arte, la musica, la danza, sono quelle cose che vanno oltre le discriminazioni, oltre l'odio, oltre tutto. E qui oggi c'è veramente i giovani di domani. Diceva Plutarco, loro non sono dei vasi da riempire, ma sono delle fiaccole da accendere. Oggi vogliono accendere. Grazie.